possiamo dire palestra, ma anche un po' palazzetto dello sport, che sarà un punto di riferimento non solo per Pievo di Teco, ma un po' per tutta la vallata. Questo sicuramente sarà un punto di riferimento, credo non solo per tutta la vallata, perché dalle richieste che mi sono già giunte, anche per tutto il territorio, diciamo, di questa parte di provincia. È un impianto nuovo di zecca, che ha un vantaggio, che ha a bassi costi, perché è stato studiato, quindi è costruito con dei sistemi anche a risparmio energetico, che oggi ci vengono veramente comodi, e i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi un impianto nuovo che va a cercare di favorire i giovani, e quindi soprattutto i giovani, dico, perché prima i ragazzi della scuola e poi anche chi vorrà intraprendere delle attività collettive o singole sarà a disposizione della popolazione per le esigenze sportive, quindi di tempo libero, che sono così importanti. E mi piace, voglio fare un collegamento: proprio qui vicino alla palestra ci verrà la Casa della Salute, quindi voi sapete che in questi momenti la sanità ha dei problemi, soprattutto nell'entroterra, con la carenza dei medici di famiglia, e mi piace vedere anche il palazzetto dello sport e la palestra come un luogo dove uno riesce a mantenere la propria salute, no? Utile anche alla forma fisica, e che quindi possa evitare di passare di là e dover andare a farsi curare, quindi proprio come un luogo di ritrovo, un luogo di socialità e un luogo di benessere. Un po' qualche dato tecnico, i costi, che cosa sì, c'è? Sì, la palestra è costata circa un po' di più di 1 milione di euro, un po' di più. All'interno, adesso la vediamo, si può giocare sia a basket che a pallavolo, sia a svolgere le attività di fitness normale che fanno i ragazzi della scuola. Sarà data, diciamo, per la parte, per l'orario scolastico in gestione alla scuola, e per l'orario extrascolastico in gestione comunale diretta alle associazioni o a chi ne farà richiesta. I fondi sono stati quelli, ovviamente abbiamo lavorato in grande sinergia con la regione, sono stati fondi poi del ministero datici dalla regione, che ringrazio perché ci ha seguito tantissimo in questo percorso, che non è stato facile perché è stata una cosa un po' complicata, e però grazie all'intervento della struttura regionale, dei dirigenti soprattutto, siamo riusciti a portare a termine questo lavoro, che diciamo è un po', voglio dire, io ormai 15 maggio ho finito i miei 15 anni di mandato, è un po' fiore all'occhiello di tutte queste amministrazioni. Io penso che proprio la palestra comunale, la Casa della Salute, sono un po' l'eredità di questi 15 anni di amministrazione. Okay.